Credo di sì, nel senso che negli ultimi anni comunque il tema della relazione di sostenibilità è un tema all'ordine del giorno di chi fa progettazione, quindi credo che i progettisti ad oggi siano preparati. C'è sicuramente tanto da fare, sia in termini di formazione che di aumento della competenza, perché è un tema abbastanza innovativo all'interno di un progetto ed è un documento, quello della relazione di sostenibilità, che abbraccia tutto il progetto, quindi ci vogliono competenze interdisciplinari, ci vuole molta collaborazione tra tutti i progettisti coinvolti. E quindi credo che sicuramente il tema formativo sia uno dei temi principali per far sì che la relazione di sostenibilità davvero diventi il documento principale di un progetto su cui poi si baserà tutta di fatto la progettazione di un'opera pubblica. Gli operatori che realizzano poi le opere pubbliche ovviamente devono andare di pari passo con la competenza e la formazione, quindi sicuramente da questo punto di vista secondo me siamo un po' indietro, nel senso che soprattutto le imprese che realizzeranno e che realizzano le opere devono ovviamente aumentare la loro capacità tecnica di lettura di queste relazioni di sostenibilità, devono aumentare la loro competenza, la loro multidisciplinarietà e quindi probabilmente secondo me vedremo anche un po' un ritorno degli uffici tecnici all'interno delle imprese di costruzione.